Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlarvi dei fondotinta Benecos, questa azienda bio che non ha siliconi, non ha petrolati, non ha parabeni, eccetera, eccetera. Appunto, poi fa tutta una linea dalle matite, ombretti, eccetera, eccetera. Il prezzo del fondotinta varia dai 6 agli 8 euro, la quantità 30 ml come tutti i tipi di fondotinta, la scadenza non c'è scritto sul flacone, però non credo intorno ai 6 mesi, comunque perché stiamo parlando di fondotinta con zero conservanti. Tre tipi di colorazioni, c'è nude che è la più chiara, honey che è la seconda e caramel che è la terza, molto aranciata. Sono dei fondotinta che purtroppo si ossidano, vuol dire che dopo 1 o 2 ore cambia la tonalità. Rispetto anche a quando l'ho applicata, questa qui già ha cambiato lievemente, tende a scurirsi. Io ho applicato la numero 2, cioè Honey, che è questo color naturalissimo, mentre nude è un colore realmente troppo chiaro. Nude è un colore che non va a scurirsi troppo nella giornata, quindi non posso utilizzarlo sul mio tipo di pelle, ma nemmeno honey perché dopo 2-3 ore diventa un po' zio di applicarlo con le mani, perché deve essere molto molto rapide dal centro del viso verso l'esterno, stendendole abbastanza bene perché comunque non si seccano abbastanza velocemente e quindi a un certo punto non riuscite più a sfumarli. Sono difficili. Li consiglio su pelli un po' più miste. Su pelli secche secondo me sono troppo corposi, vanno comunque fissati con una cipria, la loro durata varia dalle 4 alle 5 ore, dopodiché diventate un pochino lucide nella zona T. Quindi un'altra volta un po' di cipria. Durante la giornata si comportano abbastanza bene se non fosse per il fatto che si ossidano e quindi cambiano colore. È tutto, spero che questa recensione, anche se non del tutto positiva, vi sia stata d'aiuto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!